Ormai dovreste sapere, cari MTIers, che dopo Netflix arrivano le anticipazioni di Prime Video per questo settembre. Preparate tutto il necessario, allora che si parte dritto per dritto! Lo so che siete belli carichi per le novità di Prime Video dopo le cose bellissime uscite ad agosto, il problema però è che vi consiglio di abbassare il vostro hype. Purtroppo, a mio personalissimo parere, questo mese Amazon non ha ancora presentato nulla di così interessante in arrivo. Confido che magari nei giorni successivi all'uscita di questo video qualcosa venga annunciato, ma sinceramente... Una cosa invece positiva per gli amanti del calcio, però, c'è. Sono iniziate le partite di Champions League e Amazon Prime Video avrà la possibilità di trasmettere le partite in diretta per i prossimi 3 anni. I primi risultati sono stati buoni, video fluido e telecronaca di buon livello. Insomma, una partenza con calma nel mercato delle live sportive per tarare il sistema e magari fare man bassa tra 3 anni. In confronto, l'inizio di DAZN non è stato il massimo e Sky è lì sulla porta che aspetta. Ma questi non sono i discorsi che vi aspettavate e mica vi chiedo di mettere like a questo video fin da ora, ma magari, visto che adesso si va a parlare delle novità, la prima novità in arrivo è probabilmente la più attesa. Cenerentola è la rivisitazione in chiave musical della più che nota storia. L'ambientazione rimane in costume, ma tutto sembra più esagerato, dai costumi ai personaggi alla fotografia. I buoni effetti visivi e un cast di tutto rispetto sembra che possano rendere questa visione musicale godibile, sicuramente da provare se amate il genere. Torno a parlare di calcio perché esce una miniserie sul Paris Saint-Germain e si tratta di 4 episodi che esploreranno il club francese più conosciuto e forse titolato, anche se la Champions per loro sembra più difficile da raggiungere che per la Juventus. Probabilmente ora sarò smentito da questa edizione. Comunque, se amate il calcio e questa squadra, beh, inutile dire che questa serie dietro le quinte della squadra è quello che aspettavate. Ora entro subito in argomenti difficili con tutti, parlano di Jamie. Si tratta di un film gender, nel senso che parla della storia ispirata ad una storia vera di questo ragazzo che vuole diventare una drag queen per esprimere se stesso e quello che si sente dentro. Ovviamente si svolgerà tra sogni e problemi che sono doverosi viste la società attuale. Non l'ho detto prima perché con Drag Queen mi pareva ovvio, ma ci sarà molta musica. Ancora un film su di un argomento particolare con questo Ballo delle Pazze. Si torna alla fine dei 1800 per parlare di pazzia. La nostra giovane protagonista scopre di poter vedere e parlare coi morti. Ovviamente, quando lo impara la famiglia, viene portata in un ospedale psichiatrico per vedere di farle superare il problema. Un film in costume che prova anche a farci capire il problema delle segregazioni per chi ha problemi psicologici. Ancora Ballo e soprattutto Parigi con questo film Birds of Paradise. Una ragazza molto talentuosa ma con pochi soldi vince una borsa di studio per una prestigiosa scuola di danza classica di Parigi. Una storia di ambizione, impegno e forza d'animo per raggiungere i propri obiettivi. Un target adolescenziale per spronarlo a fare sempre meglio e ottenere qualcosa dalla vita. Diciamo che le anticipazioni potrebbero finire qui. O meglio, quelle di cui sono sicuro, ma ho sentito di qualche titolo che potrebbe arrivare e che sicuramente potrebbe scuotere per bene la vostra voglia di guardare Prime. Mi riferisco a Godzilla contro King Kong in uscita il 6 settembre senza bisogno di pagamento aggiunto. Inoltre dire che è un'ottima notizia perché dopo la mia recensione ho comunque bisogno di rivederlo per chiarirmi alcune cose. Dovrebbe arrivare pure l'ultimo Vermeer il 7 settembre, storia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, dove un capitano si mette alla ricerca di opere d'arte trafugate e dei collaborazionisti nazisti. Synchronic invece è dato per il 18 settembre e tratta di una nuova droga per le strade di New Orleans che sta mietendo vittime e va fermata. Ultimo film che voglio darvi in pasto è Locked Down, in arrivo il 26 settembre. Perché non organizzare una rapina memorabile visto tutto il tempo libero che abbiamo avuto a casa?
sperando solo che in questo film vada a finire tutto bene. Ma per chi? Voglio chiudere il video dicendovi una incredibile verità riguardo a come sto usando Prime Video ultimamente. Ma prima debbo, me lo impone la regia, ricordarvi di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale e attivare la campanellina se ancora non lo avete fatto. I vostri commenti e suggerimenti sotto i miei video e nei miei social sono sempre ben accetti e anzi spero sempre li lasciate. Non dimenticatevi anche di condividere questo video nella vostra sfera social e adesso tutti pronti per la verità. Io uso Prime Video in buona parte per vedere anime e serie TV anni 80 e 70 durante la colazione mattutina. Ci sono cose memorabili a catalogo. Ecco, ora che lo sapete, sapevatelo, perché noi ci si vede al prossimo video. Ciao!